Buon pomeriggio e bentrovati in questo primo appuntamento informativo con il TG6. Crolla il numero degli abruzzesi che utilizza il treno per i propri spostamenti. Lo denuncia la CGIL Abruzzo che parla di servizi da medioevo con tariffe in aumento. Bisogna puntare più che mai ora sullo sviluppo infrastrutturale. Il servizio è di Paolo Renzetti. 40% in meno di passeggeri che utilizzano il treno nella nostra regione dal 2011 al 2017, aumento delle tariffe. Segretario, spostarsi in treno in Abruzzo non conviene? Voi lanciate questo grido di allarme e vi rivolgete anche a Rete Ferrovie Italiana. Certo, perché l'Abruzzo è in assoluta controtendenza rispetto al dato nazionale. Il dato nazionale ci dice che le persone che viaggiano nel trasporto su ferro con i treni aumentano, invece in Abruzzo c'è una drastica di diminuzione di quasi il 40%, ma questo è normale se i servizi non sono adeguati. C'è stato un taglio ai servizi del 10%, c'è stato un aumento delle tariffe, c'è un materiale rotabile che è assolutamente vetusto, molto di più della media italiana, c'è solo il 18% delle tratte che ha doppio binario e quindi in queste condizioni è chiaro che per i cittadini, i pendolari, i lavoratori fuori sede prendere il treno diventa un'impresa, ma così non c'è sviluppo della regione, le persone abbandonano le aree interne, l'Abruzzo diventa una regione che non aggancia, come dire, la modernità e questo a tutto danno della regione, del lavoro, dello sviluppo. Come si potrebbe invertire questo trend? Certamente facendo investimenti in infrastrutture, sollecitando appunto le ferrovie dello Stato a fare investimenti in questa regione e poi in Abruzzo c'è da migliorare tutto il sistema ferroviario, tutto il sistema infrastrutturale, perché abbiamo appunto il trasporto su ferro che non funziona, è un colabrodo. Stessa cosa vale anche per le strade provinciali, dobbiamo mettere in sicurezza l'autostrada A24 A25 che ci collegano con Roma, dobbiamo investire sui nostri porti e quindi dobbiamo fare lavori e infrastrutturare meglio il porto di Ortona, il porto di Vasto, il porto di Pescara. Tutto questo è lavoro e sviluppo e tutto questo è anche comunque, come dire, modernità e riduzione dell'inquinamento. Il trasporto su rotaia consente di ridurre fortemente le emissioni inquinanti che rappresentano un quinto dell'inquinamento della nostra regione e del nostro paese. I cinque consiglieri supplenti che sostituiscono quelli nominati in giunta entrano ufficialmente nel Consiglio regionale d'Abruzzo, anche se materialmente lo faranno solo nella prossima seduta. L'Assemblea, nella seduta di oggi, la prima di lavoro dopo l'esordio dell'undicesima legislatura di martedì scorso, ha proceduto alla presa d'atto dei consiglieri nominati alla carica di assessore regionale e alla sostituzione temporanea degli stessi con affidamento della supplenza per l'esercizio delle funzioni ai primi dei non eletti nei vari collegi elettorali. I supplenti sono Antonietta Laporta, primo candidato non eletto nella lista Lega Salvini Abruzzo, nella circoscrizione dell'Aquila, in sostituzione dell'assessore Emanuele Imprudente, vicepresidente della Giunta. Fabrizio Montepara, della Lega, circoscrizione di Chieti, in sostituzione dell'assessore Nicola Campitelli. Luca De Renzis, della Lega, circoscrizione di Pescara, in sostituzione dell'assessore Nicoletta Verì. Mario Quaglieri, di Fratelli d'Italia, circoscrizione dell'Aquila, in sostituzione dell'assessore Guido Liris, Daniele Damario di Forza Italia, circoscrizione di Chieti, in sostituzione dell'assessore Mauro Febbo. Non sarà sostituito Piero Fioretti, assessore esterno della Lega. Il Consiglio ha discusso il programma di governo illustrato nella prima seduta della scorsa settimana da parte del Presidente della Regione Marco Marsiglio. Il consigliere dell'opposizione del centro-sinistra Sandro Mariani di Abruzzo Insieme ha subito bocciato l'ipotesi di sostituire con un supplente anche il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Umberto D'Annunzio di Forza Italia, come già annunciato da Marsiglio, mediante una modifica del regolamento, concetto espresso anche dal capogruppo del Partito Democratico Silvio Paolucci. E proseguiamo con la politica in polemica, con la politica incentrata alla scelta del candidato sindaco. Attraverso una lettera, il consigliere comunale di Pescara di Forza Italia, Marcello Antonelli, ha deciso di dimettersi e lasciare il partito. Quasi certo l'approdo alla Lega. Vediamo il servizio.
Marcello Antonelli, lei ha detto non condivido il modo con cui il partito vuole avviare questa discussione per la scelta del candidato sindaco, ma è solo questo il motivo? Una lettera per dire a Forza Italia che sta sbagliando tutto, alla dirigenza di Forza Italia soprattutto, di aver completamente abdicato rispetto al ruolo di guida che doveva avere in questa città, non riconoscendo i meriti, non riconoscendo il lavoro svolto in Consiglio Comunale, sottraendosi a un dibattito sulle cose da fare, che io pure ho sollecitato nel corso di questi anni. E l'idea poi di determinare la scelta di colui che dovrebbe guidare la più importante città d'Abruzzo attraverso un non meglio precisato sondaggio telefonico che, come ho scritto nella lettera, può essere utile per vendere pentole, non certo per individuare la migliore soluzione per Pescara, io dico anche per l'Abruzzo, perché Pescara è un riferimento importante per tutto l'ambito regionale. Qual è stata la reazione dei vertici del partito a questa lettera? Ha sentito Pagano, il coordinatore provinciale Carlo Masci? No, non ho sentito nessuno. L'unico con cui ho interloquito è il mio amico Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale, che credo sia stato anche l'unico ad avere la sensibilità di affrontare questo tema. Peraltro insieme a me nei mesi passati aveva più volte sollecitato iniziative in questo senso. Marcello Antonelli approderà alla Lega? Marcello Antonelli continuerà a fare politica nel centrodestra, perché questa è la mia coalizione. Non mi sono mai dissociato da essa, l'opzione Lega è un'opzione sul tavolo, ma io spero che si possa fare un ragionamento a 360 gradi all'interno della nostra coalizione per le migliori scelte per Pescara, perché Pescara merita di più di questa sciaguratissima amministrazione che per fortuna ci lasceremo alle spalle, ma che noi dovremo essere in grado di sostituire con un governo degno delle aspettative di Pescara e dei pescaresi. Questo è quello che sollecito, un dibattito sui programmi, sulle scelte strategiche e poi sull'individuazione degli uomini. Per ciascuno di noi parla la nostra storia, quello che abbiamo fatto. Io sono stato in Consiglio Comunale a fare il mio dovere, a guidare l'opposizione ad Alessandrini, ad Alfonso e a tutto ciò che il PD ha rappresentato in questi anni. Credo che tanti altri che pure si autocandidano a ricoprire anche il ruolo di segretario generale dell'ONU, tutto questo non l'abbiano fatto. Io spero in una società e in scelte che in qualche modo riconoscono i meriti, le competenze, l'esperienza, la serietà. Solo questo. Passiamo ora alla cronaca. Ennesimo furto al centro commerciale Il Globo all'Aquila. Sei malviventi in tuta da lavoro e scarpe da ginnastica si sono introdotti nella notte in galleria rubando qualche monile dalla gioielleria quasi attigua all'ingresso. Sul posto hanno lasciato arnesi da scasso. Il servizio di Daniela Rosone. Ennesimo colpo nella notte ai danni del centro commerciale Il Globo, ma il bottino, stando ai primi rilievi, fortunatamente è stato esiguo. Attorno alle 2 è scattato l'allarme e questo ha messo in fuga i malviventi, circa 6, stando alle riprese del sistema di videosorveglianza della galleria commerciale. Anche il pronto intervento degli uomini della sicurezza prima delle volanti ha evitato il peggio. Sul posto anche stamattina c'era la polizia scientifica per tutti i rilievi del caso. Per entrare è stata forzata la porta in vetro laterale rispetto all'ingresso principale con un piede di porco. I malviventi a quel punto sono riusciti ad entrare e hanno preso di mira la gioielleria Moretti, che si trova attigua alla lavanderia. Hanno preso alla spicciolata pochi oggetti, a quanto pare senza valore, dalla gioielleria e una cassa che poi è risultata essere vuota. La polizia ha anche trovato sul posto gli arnesi utilizzati per lo scasso, che sono stati immediatamente sequestrati dalla scientifica per tutti i rilievi, ritrovati all'interno dell'oreficeria. Ovviamente le riprese delle telecamere sono al vaglio ora degli inquirenti. Il centro commerciale aquilano viene spesso preso di mira ultimamente, vista la vicinanza anche con l'autostrada, che permette una via di fuga facile per i ladri. Solo lo scorso ottobre c'era stato un altro furto con spaccata. I malviventi in quel caso avevano utilizzato un pick-up per sfondare le vetrate. In quell'occasione era stata presa di mira la profumeria Estasi con un quantitativo ingente di profumi portati via. Al via la progettazione per ristrutturare la storica sede del municipio di Teramo. A 3 anni dallo sgombero, in seguito al sisma del 2016, il palazzo è restato tristemente abbandonato fino ad oggi. Il comune annuncia anche altri interventi su importanti immobili pubblici. Il servizio di Tania Bonnici Castelli.
Dopo l'ultimo sciame sismico del 2016, la sede del municipio di Teramo è stata dichiarata inagibile ed è stata sgomberata su ordinanza dell'allora sindaco Maurizio Brucchi. Fuori da Palazzo di Città tutti gli uffici e circa 25 dipendenti. Dopo pochi mesi l'edificio è stato messo in sicurezza e poi praticamente abbandonato. Intanto infiltrazioni d'acqua stanno seriamente danneggiando la bella sala consigliare e in molti si chiedono del perché non si procede alla ristrutturazione, nonostante siano stati già stanziati 6 milioni di euro. Solo oggi qualcosa comincia a muoversi. A questo comune di Teramo, questo edificio che insomma è il simbolo della nostra città, verrà recuperato o no? E quando? Verrà sicuramente recuperato perché, come ho già detto, è il cuore pulsante, il comune è il cuore pulsante di una città, è la casa di tutti quanti i cittadini e quindi poi è giusto che si avvii questo iter che porterà alla ristrutturazione, all'adeguamento sismico di questo palazzo che è proprio di fronte alla nostra bellissima cattedrale. Verrà ristrutturato e adeguato con i fondi stanziati dall'OSR, sono circa 6.650.000 euro. Comune di Teramo è stata concessa la fase di progettazione, quindi di avviare questo iter per la progettazione e poi per l'esecuzione questo spetta all'USR come stazione appaltante. L'assessore all'urbanistica del comune di Teramo, Stefania Di Padova, annuncia anche ulteriori interventi di ristrutturazione che interesseranno importanti edifici cittadini come il convento di Piazza Verdi, sede storica del Conservatorio Braga, e la scuola media Savini, un grande palazzo in pieno centro che è rimasto buio e vuoto. Possiamo fare un cronoprogramma? No, è ancora prematuro fare un cronoprogramma anche perché al momento i tempi non sono certi, ci sono tante altre variabili da tenere conto di cui al momento non ho ancora ben delineate le linee. Quello che è importante è che questo comune si sta avviando per far sì che la città di Teramo, i luoghi simboli, penso alla Savini, siamo qui di fronte al monastero di San Giovanni, al palazzo comunale, incomincino a muoversi anche burocraticamente per ridiventare il fulcro importante di una nostra città. Nuovi voli dall'aeroporto d'Abruzzo in vista della prossima estate. La Saga ha illustrato questa mattina un nuovo piano di sviluppo che presenterà al governo. Nei prossimi giorni i vertici dello scalo abruzzese incontreranno anche il presidente della regione Marsiglio. Nuovi voli dall'aeroporto d'Abruzzo per il periodo estivo, ma non solo, e anche una interlocuzione che si vuole creare con il governo per quanto riguarda gli aeroporti delle zone terremotate. Paolini, si guarda al futuro e si guarda anche con una certa ambizione al futuro dell'aeroporto d'Abruzzo. Certamente, abbiamo questo lancio di 3 nuovi voli bisettimanali, quindi 6 la settimana, più i 4 voli della summer che riprendono dell'estate, la stagione estiva, e quindi da aprile sostanzialmente sono 12-14 voli la settimana in più, che sono Praga, Palermo e Cagliari, quelli nuovi, e poi sono Cracovia, Varsavia, Düsseldorf e Barcellona-Girona, che sono quelli che riprendono. Quindi un'enorme quantità di voli nuovi, di possibilità di arrivo in Abruzzo, di partenza, e più ci sono 2 voli di Costa Crociere fatti dall'Alitalia, che volerà a Stoccolma e poi imbarcherà i passeggeri sulla crociera e li riporterà a Pescara, uno a luglio e uno agosto, preludio di una stagione 2020 con 6-8 voli che noi faremo con Costa Crociere. A fronte di questo abbiamo dato al governo un piccolo pacchetto di proposte, come d'accordo nell'incontro con il sottosegretario Siri, che mi chiese di fornire un programma, una proposta più concreta. Io l'ho fatto e siamo in attesa di una risposta e dell'istituzione di un tavolo tecnico che permetta ai 3 aeroporti delle regioni terremotate di, come noi proponiamo, di avere dei vantaggi, degli incentivi per il rilancio economico delle zone terremotate tramite il turismo e tramite gli aeroporti. Questa è l'idea, le proposte sono operative, ve le abbiamo date, sono 3 proposte molto nuove, molto concrete, speriamo che piacciano e che vengano accolte dal governo. Tra pochi giorni si incontrerà anche con il neo presidente della regione Marsiglio. Sì, abbiamo chiesto questo incontro, naturalmente abbiamo aspettato con pazienza e tranquillità che si insediasse il nuovo presidente e che prendesse in mano la situazione. Siamo a sua disposizione per fare l'incontro, per informarlo di cosa facciamo, cosa stiamo facendo e cosa secondo noi la regione deve fare per noi, perché la regione è il socio unico e quindi deve onorare una serie di impegni e deve dirci anche dal punto di vista strategico se ci sono cambiamenti, se ci sono idee nuove,
eccetera, eccetera. Quindi si tratta di avere uno scambio di opinioni, un approfondimento e dare il tempo necessario al socio regione di fare le sue riflessioni e le sue scelte. Una vasta area fatiscente diroccata nel centro storico di Teramo crea pericolo e disagi ai residenti del quartiere di Santa Maria Bitetto. La situazione di via Muzzi si trascina da anni. Il sindaco D'Alberto ha emesso l'ennesima ordinanza di messa in sicurezza, ma i proprietari restano indifferenti. Vediamo. Un intero quartiere storico di Teramo, Santa Maria Bitetto, è ferito a morte da anni dal grande, stabile, fatiscente diroccato che occupa parte di via Muzzi e piazzetta Paris, proprio a ridosso del Teatro Romano. I proprietari della vasta area, che crolla ogni giorno un po', sembrano essere del tutto indifferenti alle ordinanze di messa in sicurezza che con cadenza annuale i vari sindaci hanno emesso nei loro confronti. Dopo quella di Brucchi nel 2017, del commissario prefettizio Pizzi nel 2018, un mese fa è arrivata quella del primo cittadino Gianguido D'Alberto. La proprietà rischia gravi sanzioni penali, eppure la situazione resta invariata. Nessuna pena viene inflitta e i residenti si sentono disperati per l'impotenza di intervenire. È passato un mese dall'ordinanza del sindaco. La proprietà non ha messo in sicurezza l'immobile, voi ci vivete accanto e siete esasperati. È vero, l'ultima ordinanza del sindaco aveva dato ordine alla bufera di mettere in sicurezza l'edificio, di ripulirlo, di tagliare l'erba per 20 giorni. È passato 25 giorni, un mese, e non è successo nulla. Qui non è questione nell'ordinanza di mettere in sicurezza o di tagliare l'erba o di ripulire la strada, qui è questione di demolire l'edificio. Ma la proprietà non fa nemmeno questo, figuriamoci se demolisce. La proprietà non fa nulla di tutto questo. Ma che cosa chiedete nuovamente al sindaco? Noi chiediamo al sindaco di prendere veramente in mano la situazione, uno perché è una situazione di degrado, uno scempio direi, al centro di Teramo, vicino all'anfiteatro, e in più la situazione è veramente pericolosa per noi residenti vicino, perché può crollare da un momento all'altro. Quanti anni sono che vivete in questa situazione? Beh, saranno un paio d'anni, a maggior ragione prima hanno riaperto le strade, poi le hanno richiuse, ce le hanno richiuse nuovamente. In più noi, per esempio, io che abito qui vicino ho anche dei fondaci e non posso accedere al mio fondaco perché la strada è chiusa. Ma oltre a quello sta per crollare una crondaia, di sera si sentono i mattoni che cadono, la situazione è veramente imbarazzante. All'Aquila dal 29 maggio al 2 giugno, appuntamento con Made in L'Aquila, una sorta di mini Expo, vediamo. 6.600 metri quadri di musica, artigianato, degustazione ed enogastronomia dal 29 maggio al 2 giugno con Made in L'Aquila, una sorta di mini Expo che vedrà la presenza di 60 espositori e 10 artigiani, la maggior parte locali, con tante iniziative collaterali, ludiche per bambini, sportive per tutti i gusti. Ci sarà anche uno spazio musicale per l'intrattenimento e ogni sera si esibiranno tre gruppi, tutti rigorosamente aquilani, con un totale di 15 spettacoli coordinati artisticamente dall'artista aquilano Angelo Panetti. La manifestazione, organizzata dall'associazione Gen Actions, il cui referente è Andrea Di Mario, non gode di contributi pubblici, ma solo di sponsor. Imprenditori, commercianti aquilani, aziende hanno risposto benissimo. Tante adesioni di espositori ci sono già state, altre ne stanno arrivando. Le iscrizioni scadranno il 30 aprile. Non si è voluto solo organizzare il discorso fieristico o puramente della somministrazione e della produzione di alimenti, se no veramente avremmo fatto la solita sagra, e invece no, non è così. Il commercio aquilano deve esporre a tutte le persone che verranno da fuori Aquila, quindi non solo gli aquilani, anche gente che verrà da fuori Aquila, deve esporre un po' di tutto. Noi siamo in grado come popolo di mantenere il nostro orgoglio alto per quanto riguarda la somministrazione, la produzione di articoli e di prodotti del territorio. Abbiamo delle ottime eccellenze, abbiamo una buona cucina, ma siamo anche in grado di ottemperare a quelli che sono i risultati di intrattenimento, quindi tutto quello che è il turismo, tutto quello che porta la gente a visitare L'Aquila per quello che realmente è, una bella città che ha voglia di vivere, che ha voglia di rinascere dopo 10 anni di stasi completa.
Il Comune ha adottato ufficialmente la manifestazione affinché diventi un punto fermo degli eventi cittadini. Ci sarà come ospite speciale anche lo chef stellato William Zonfa, che si occuperà di uno show cooking con prodotti locali. Per L'Aquila sarà un maggio ricchissimo e l'Expo concluderà tutte le iniziative del mese legate anche all'arrivo della tappa del Giro d'Italia il 17 maggio. L'Istituto Nautico Acciaiuoli di Ortona ha festeggiato i 100 anni di vita. La ricorrenza è stata celebrata con una serie di eventi culminata con la giornata del planetario. Vediamo. Ortona e lo stretto legame con l'Adriatico, San Tommaso, la mitica figura di Leone Acciaiuoli, generoso navigatore al servizio della Serenissima nelle acque che un tempo si chiamavano proprio Golfo di Venezia, nel 1200 portò ad Ortona le reliquie di San Tommaso. Ad Acciaiuoli è dedicato il prestigioso Istituto Nautico che nel 2019 ha celebrato i suoi 100 anni di vita. Era il 6 febbraio 1919 quando il Consiglio Comunale ha approvò la delibera con cui si dava vita ad una scuola chiamata a formare uomini di mare preparati e competenti. Oggi il nautico è un'eccellenza riconosciuta a livello nazionale che ha celebrato la ricorrenza con una lunga serie di appuntamenti nel culmine della giornata del planetario, iniziativa che ha luogo in contemporanea nei principali planetari italiani e ogni anno si svolge nella domenica precedente o seguente l'equinozio di primavera. Nell'occasione la scuola è stata aperta al pubblico. La giornata ha avuto come prologo il saluto di autorità politiche e militari e di tutti coloro che hanno segnato la storia del nautico. Quanto interesse c'è attorno a questo istituto? Tanto. Io sono 4 anni che sono dirigente scolastico, il primo anno solo del nautico, a partire dal secondo anno c'è stato il dimensionamento con altri 2 istituti superiori, quindi è diventato Acciaiuoli Naudi e io posso dire che c'è stato un'escalation di iscrizioni, quindi questo è un dato oggettivo, significa che tante famiglie accettano la nostra offerta formativa. In una domenica speciale in molti sono stati coinvolti dall'entusiasmo collettivo di allievi e professori alle prese con decine di laboratori e dimostrazioni pratiche. Sempre bello ammirare la volta celeste sotto la cupola del planetario. E poi carte nautiche, carteggi, abili mani che fanno nodi indispensabili per l'arte marinaresca, moderne e costose attrezzature come il simulatore, laboratori di chimica, i motori e la passione di tutti coloro che saranno gli addetti alle macchine. L'Istituto Nautico Acciaiuoli è davvero la compressione di conoscenze millenarie nel filo comune della passione dell'andar per mare. Ed ora apriamo la pagina dello sport e parliamo di Serie B, ripresa odierna degli allenamenti per il Pescara senza i nazionali Memusciai, impegnato con l'Albania, Melegoni, Capone e Antonucci in Under 20 e Bettella in Under 19. I 5 calciatori esauriranno tra lunedì e martedì prossimo i loro impegni con le rispettive selezioni per poi tornare a disposizione di Pillon in vista della trasferta di Lecce di domenica 31 marzo. Sul campionato dei biancazzurri ha detto la sua il dirigente sportivo Fabio Lupo, ospite ieri sera della trasmissione replay di Enrico Rocchi. Ascoltiamolo. Beh, l'equilibrio si sa è una caratteristica tipica di questo campionato e quindi lo sarà anche quest'anno, poi quest'anno c'è una squadra in meno, quindi la classifica è ancora un pochettino più corta, c'è grandissimo equilibrio nella singola partita, può accadere di tutto, quindi è evidente che fino all'ultimo bisognerà aspettare. È vero che le ultime giornate sono decisive, però nelle ultime giornate è molto importante ciò che si è costruito poi in tutto il resto del campionato. Io direi che il Pescara ha costruito un percorso di grande livello e sicuramente bisogna avere grande rispetto nei confronti di chi ha giocatori, tecnico, società, ha comunque creato i presupposti per questo tipo di campionato, perché credo che al 1° di agosto, se avessero detto che a 8 giorni alla fine il Pescara avesse avuto questi punti o questa posizione di classifica, avrebbero firmato tutti quanti con il sangue, a forza addirittura. E adesso invece si sta cercando di trovare l'aspetto critico ad una stagione che secondo me fino a questo momento qui rimane molto positiva. Poi queste prossime 4 partite saranno certamente decisive. Complessivamente la squadra si è avuta una qualità, sarà quella della continuità, perché tutto sommato il Pescara ha fatto un inizio di campionato scoppiettante.
E su quell'inizio lì comunque ha costruito un campionato equilibrato, continuo, perché è rimasta, forse è stata fra le squadre più continue, è rimasta sempre in quella posizione di classifica, sì, tenendo sempre accesa la speranza di questa promozione diretta, tuttora è ancora lì, quindi io credo che il campionato, poi è normale che ci possa stare una flessione di una o due partite, però se andiamo ad analizzare tutto sommato il rendimento del Pescara, anche paragonandolo ad altre realtà, Pescara ha avuto un percorso secondo me molto, molto continuo, poi soprattutto le prestazioni di domenica scorsa, di venerdì, certamente hanno influito le assenze, perché obiettivamente quando una squadra ha un organico di questo genere qui e perde nella stessa partita i due uomini di qualità maggiore come Brugman e Mancuso, qualsiasi squadra ne risentirebbe. La Juventus senza Ronaldo ha perso il Genoa 2-0, insomma, toglie la Juventus Pjanic e Ronaldo, cambia anche la Juventus. Scendiamo in Serie C, delusione in casa Teramo dopo la sconfitta interna contro la Virtus Verona. Ottavo gol per Saveriano Infantino, che non usa mezzi termini per definire il modo di complicarsi la vita della sua squadra. Ascoltiamolo. È una partita importante, sapevamo tutti che questa partita ci poteva cambiare anche il campionato. E anche un pareggio sarebbe stato ottimo, perché la Virtus Verona lo tenevi sempre lontano a 5 punti, quindi forse a noi ci piace stare nella merda, l'unica cosa che ci resta è lottare fino all'ultima partita per essere fuori dai play-out, anche se abbiamo partite molto difficili e delicate. Visto le ultime uscite, una nota positiva sotto il punto di vista del risultato, perché a Bergamo non mi sembra che abbiamo fatto un'ottima partita, quindi speriamo che magari fuori casa ci va tutto bene e prendiamo qualche punto. No, secondo me non è per niente fuori gioco, me ne sono accorto subito che ero in linea forse con due difensori, forse il guardalinea è stato talmente bravo a vedere un centimetro di fuori gioco. Quindi, non lo so, per me era regolare. Sì, quello che ho detto, ogni volta che facciamo una vittoria, la settimana dopo siamo punto e a capo. E evidentemente, come ho detto prima, ci piace stare sempre sott'acqua, in agonia. Ma penso che saremmo stupidi a pensare che qualcosa in più della salvezza, penso che saremo veramente stupidi, perché come ho detto prima, noi dobbiamo lottare fino all'ultima partita per salvarci. Se qualcuno pensa che noi andremo a fare i playoff, forse ha sbagliato proprio indirizzo, secondo me. Mi aspettavo una reazione diversa, però abbiamo subito il secondo gol. Quando subisci due gol così all'inizio partita, poi è dura ribaltarla. Quindi il secondo gol penso che ci ha tagliato le gambe. Aspetto un Gian Erminio che ha vinto 4-0 col Gubbio e penso che sarà veramente una delle partite più difficili dell'anno. Penso che Gian Erminio è una squadra anche molto, una buona squadra, quindi sicuramente sarà, ci sarà da lottare su tutti i palloni se vogliamo uscire con un risultato positivo. E a proposito di Teramo, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Pro Teramo, la trasmissione condotta da Jacopo Forcella, dedicata alla Serie C e in particolare al Teramo. Il TG6 invece torna con le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.